Bene, eccoci qui dopo il pranzo. Io non so chi di voi chi mi segue, ma seguo la scelta, diciamo, di dare un distacco pranzo, poi dopo un'ora e mezzo, 2 ore, un po' di frutta, quindi per i classici mangia spesso, ma certo, a pranzo mangia poco, dire mangia poco è un po' difficile comunque. Bene, ma a parte questo, tanto penso che siamo tutti una buona forchetta, no? A tutti piace mangiare, vabbè. Siamo nati anche per questi piaceri da mangiare. Parliamo, confrontiamo WWE All Stars versus WWE 2K Battlegrounds. Oh, innanzitutto, WWE All Stars è un videogioco creato dalla Take-Io, disponibile per le piattaforme PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Portable, Xbox 360, Nintendo Wii e Nintendo 3DS. Data di pubblicazione: States, Canada, 29 marzo 2011. In Europa, 1 aprile 2011. Versioni principali: 22 novembre 2011, States e Canada; 25 novembre 2011 in Europa, versione 3DS. Giocatore singolo, multiplayer, multiplayer online, DualShock 2, 3, controller wireless, Wiimote, Blu-ray disc, UMD, DVD, DVD-DL, Nintendo 3DS Game Card. Il primo annuncio per i giochi WWE All Stars è quello di seguito, SmackDown contro Raw 2011, fu fatto in occasione dell'E3 del giugno 2010 da Take-Io. Modalità di gioco: ovviamente ci sono l'esibizione, l'online, il Path of Champions. Esibizione, ovviamente, uno contro uno online tra giocatori in rete, Fantasy Warfare, match pensati con l'intento di far confrontare giocatori una determinata superstar attuale contro una leggenda del passato. I personaggi sono già inseriti e chi gioca può scegliere uno o l'altro. E man mano che si vince una sfida ne viene sbloccata un'altra, in tutto sono circa 15. E questo è l'unico modo per sbloccare alcuni personaggi del gioco inizialmente non presenti, come Eddie Guerrero e Edge. Invece in Path of Champions, usando una sola superstar, dovremmo arrivare attraverso 10 incontri ad alcuni traguardi, come conquistare il titolo WWE contro Randy Orton o quello di World Heavyweight contro Undertaker. E in questa modalità potremo sbloccare costumi alternativi per tutti gli atleti. Roster: WWE, John Cena, Triple H, Rey Mysterio, John Morrison, Big Show, Kofi Kingston, Sheamus, Randy Orton, Jack Swagger, Kane, Edge, CM Punk, The Miz, Drew McIntyre, The Undertaker. Leggende: Andre the Giant, Randy Savage, Bret Hart, Ricky Steamboat, The Rock, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Eddie Guerrero, Sigur Slaughter, Jake the Snake Roberts, Roddy Piper, Mr. Perfect, Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Jimmy Superfly Snuka. Per quanto riguarda i DLC, Million Dollar Pack, Ted DiBiase, Ted DiBiase Jr., Free Bonus, Character, Honky Tonk Man, R-Truth, American Dream Pack, Dusty Rhodes e Cody Rhodes, All Time Great Pack, Animal, Hawk, Jerry the King Lawler, Chris Jericho. Poi c'è un altro DLC, Mark Henry, Michael Hayes, Big Boss Man.
Commentatori Jim Ross, Jerry The King, Lower Howard Finkel. Invece ora passiamo a WWE 2K Battlegrounds, che è uscito non molti giorni fa, il 18 settembre 2020, in sviluppo con la Saber Interactive, modalità di gioco, giocatore singolo, multigiocatore, DualShock 4, gamepad, Joy-Con, tastiera, supporto Blu-ray disc, DVD download, distribuzione digitale PlayStation Network, Xbox Live, Nintendo eShop, Steam. Beh, per quanto riguarda i roster, qui penso sia molto ricco rispetto ad All Stars e questo può essere sicuramente un punto di vantaggio. Abbiamo tra gli uomini AJ Styles, Akira Tozawa, Aleister Black, Apollo Crews, Big E, Big Show, Bobby Lashley, Braun Strowman, Bray Wyatt, Brock Lesnar, Cesaro, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Elias, Eric Rowan, Finn Balor, Jeff Hardy, John Cena, Kalisto, Karl Anderson, King Corbin, Kevin Owens, Kofi Kingston, Lince Dorado, Luke Gallows, The Miz, R-Truth, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet, Robert Roode, Roman Reigns, Samoa Joe, Seth Rollins, Nakamura, Triple H, Xavier Woods, Donna, Alexa Bliss, Alicia Fox, Asuka, Bayley, Becky Lynch, Beth Phoenix, Brie Bella, Carmella, Charlotte Flair, Ember Moon, Liv Morgan, Mandy Rose, Mickie James, Naomi, Natalya, Nia Jax, Nikki Bella, Nikki Cross, Rhodey, Ronda Rousey, Sasha Banks, Stephanie McMahon, Legende, Andre the Giant, Edge Hulk Hogan, Jake the Snake, Roberts, Mankind, The Rock, Sigur Slaughter, Shawn Michaels, The Undertaker, Yokozuna, Arena, Raw, SmackDown, NXT, Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania, Detroit Auto Shop, The Everglades, Messico Arena, Military Boot Camp, New York Beat, Scotland Arena. Beh, per quanto mi riguarda, io ho avuto esperienza come videogiocatore di WWE All Stars. Però non mi ricordo se arrivai a sbloccare tutti i personaggi, credo forse quasi tutti, magari me ne mancavano giusto due o tre. WWE 2K Battlegrounds, beh, credo, come ho detto, dal punto di vista del roster è più ricco e quindi ora anche qui in città che abbiamo un negozio che ovviamente sia articoli nuovi che vecchi di videogame, magari a distanza di un po' di tempo, non so, tipo metà, fine novembre, di andare a chiedere al rivenditore se l'ho avuto come prodotto, se l'ho venduto, insomma, a chiedergli delle informazioni. Bene, vi ringrazio a voi tutti. Sicuramente nel pomeriggio, serata, arriverà il video con l'anteprima della puntata di NXT, che però credo che comunque siano ancora pre-registrati, perché attualmente per i live credo si sia sbloccata la situazione solo per Raw e SmackDown. NXT, come anche credo NXT Gran Bretagna, dovrebbero essere registrati. Però significa che comunque NXT, come NXT Gran Bretagna, hanno il loro valore, ci mancherebbe altro. Bene, grazie a voi tutti. Noi ci vediamo simile alla giornata di oggi per altri video. Un saluto a voi tutti, un buon pranzo se vi state approcciando ora al pranzo. Noi ci vediamo alla prossima.
Rimanendo sempre al grido, viva la WWE Forever in Love! Ciao a tutti, alla grande, ciao!